l'unica cosa che vorrei sapere se mia famiglia è morta o no. Da Gaza, da Nord Gaza, Jabalia Camp, tutta la mia famiglia là, oggi è il quinto giorno che non posso contattarle, non posso sapere se loro vivono o sono morti. Da cinque giorni ho chiamato mia mamma, mi ha detto che ci serve l'acqua per bambini, hanno bombardato la quartiera dove abitano e dopo non c'è connessione di internet e non c'è chiamata per loro. Loro stanno cercando la pace, loro volo. Vivono, vuole vivere come gli altri bambini, perché i bambini non sono terroristi. Siamo per il rispetto del diritto internazionale. Noi non ce l'abbiamo con gli ebrei in quanto ebrei, noi ce l'abbiamo con l'occupazione sionista che tutti i giorni massacra, compie un genocidio nei territori palestinesi. Intifada! 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 Noi vogliamo la casa! Detto sì, detto no, vogliamo una casa. Nessuno al mondo riesce a intimidirci, non ci fanno paura, anzi noi facciamo paura, volendo. Israele, abbiamo noi accettato Israele, era il mondo intero adesso, chi accetta il popolo palestinese? Israele!